Il Salmo 49, diversamente da tanti altri salmi, non contiene una preghiera, ma contiene una, come chiamarla, una considerazione sapienziale sulla ricchezza, in particolare sull'uomo ricco. Ed è davvero suggestivo questo fatto che il tema della ricchezza entra in un salterio, in una realtà fatta di preghiera. E questo significa che noi possiamo capire il significato più vero della ricchezza soltanto se della ricchezza parliamo col Signore nella preghiera. Sì, è pregando che possiamo capire il senso della ricchezza. Il salmista nel parlare della ricchezza mette in luce in una maniera particolare che la ricchezza finisce quando finisce l'uomo. Ma io mi domando se davvero con la morte dell'uomo muore totalmente la sua ricchezza. Tutto dipende, mi pare, da come la ricchezza è stata vissuta. Se è stata vissuta anche con l'attenzione, direi soprattutto con l'attenzione agli altri, in particolare le persone più povere, più bisognose, questa ricchezza non tramonta col tramontare della vita dell'uomo, ma al contrario questa ricchezza è precisamente l'eredità che ci accompagna, non soltanto nei giorni del tempo attuale, ma ci accompagna per sempre. Ma scandalizziamoci del modo con cui spesso questa ricchezza viene vissuta, non nel senso dell'apertura e del dono di noi stessi agli altri, ma nel senso dell'egoismo e quindi della superbia di chi insieme al potere e al sapere è particolarmente toccato dalla tentazione del possesso, appunto dell'essere ricco.